Ci siamo, finalmente anche Oppo entra a far parte del prestigioso club dei pieghevoli con questo nuovo Oppo Find N, un nuovo approccio al mondo degli smartphone flessibili. Perciò vediamo nel dettaglio cosa ha da offrire, specialmente se paragonato al suo diretto rivale Samsung Galaxy Z Fold 3. C'è molto di cui parlare, come sempre, dopo la sigla. Sin da subito quello che salta all'occhio di Oppo Find N sono le sue dimensioni. Pur essendo uno smartphone pieghevole, siamo infatti di fronte ad uno smartphone molto compatto, avendo uno schermo esterno che misura solo 5,49 pollici. È anche particolare che sia un pannello curvo e solo dal lato esterno. A detta di Oppo, questo migliora il grip e rende più piacevole l'utilizzo della gesture per tornare indietro. Una volta aperto, Oppo Find N rivela il suo display interno da 7,1 pollici, protetto da un vetro Flexion UTG ultra sottile, spesso soltanto 0,03 mm rispetto ai 0,6 mm dei normali smartphone. Oppo dichiara di averlo testato per oltre 200.000 piegamenti grazie al meccanismo proprietario Flexion Hinge. Composto da 136 componenti ad alta precisione, offre il miglior sistema di apertura e chiusura, sia per quanto riguarda la famigerata piega che si crea nel mezzo, sia per il fatto che da chiuso non c'è spazio fra i due lati, ma di questo ne parliamo dopo. Inoltre, questo tipo di meccanismo porta con sé la comoda modalità Flexform, cioè la possibilità di tenerlo piegato fra 50 e 120 gradi e poterlo così usare un po' in stile notebook per prendere note, fare videochiamate e usarlo anche come treppiede per la fotocamera. Questa e altre modalità sono permesse dalla ColorOS 12, opportunamente modificata per sfruttare la natura pieghevole di Oppo Find N. Per esempio, basta uno swipe a due dita verso il basso per avviare lo split screen ed è possibile salvare combinazioni di app da aprire già direttamente a schermo diviso. Con un pinch a quattro dita è possibile ridurre un'app da tutto schermo a finestra ridimensionata. Inoltre, da aperto la tastiera si divide in due per agevolare la scrittura. E poi, per salvaguardare la privacy, quando si chiude il telefono si può fare o meno uno swipe verso l'alto per riaprire l'app che si stava usando da aperto. In tutto ciò, l'hardware che muove il tutto è lo Snapdragon 888 5G con 8 e 12 GB di RAM LPDDR5, 256 e 512 GB di storage non espandibile UFS 3.1 e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W anche in modalità wireless a 15 W. Degno di menzione è anche il comparto fotografico, con tre sensori da 50, 16 e 13 megapixel con stabilizzazione ottica, grand'angolo e teleobiettivo, mentre sia dentro che fuori c'è una selfie camera da 32 megapixel. Tutto ciò sarà disponibile dal 23 dicembre in Cina ad un prezzo molto allettante, 7.699 yuan per la versione da 8256 e 8.999 yuan per la 12512, prezzi che convertiti in euro ammontano a 1070 euro e 1250 euro. Resta da vedere se e quando arriverà in Europa e in Italia, visto che per il momento non c'è alcuna informazione al riguardo, e comunque preparatevi perché i prezzi saranno inevitabilmente più alti nel caso in cui venisse commercializzato da noi. Ora, alla luce delle novità che porta sul piatto, Oppo Find N è veramente un rivale degno di Samsung Galaxy Z Fold 3? Partiamo dai suoi vantaggi. Lo schermo esterno da 5,49 pollici non può che far contenti tutti coloro che vogliono un top di gamma sotto i 6 pollici. Inoltre, essendo in 18 noni, anziché in 25 noni come sul Samsung, è decisamente più utilizzabile. Lo schermo interno poi è il primo al mondo su uno smartphone pieghevole ad avere tecnologia LTPO, visto che è il pannello Samsung E5 che abbiamo visto su altri top di gamma. Questo significa poter variare dinamicamente il refresh rate da 1 a 120 Hz e quindi risparmiare batteria. Senza contare che il suo form factor fa sì che, una volta aperto, sia già automaticamente in modalità landscape e non ci sia bisogno di ruotarlo per guardare YouTube come invece avviene sul Samsung. Altro grosso vantaggio di Oppo Find N è il meccanismo di apertura e chiusura simile a quello di Huawei Mate X2 e Moto Razr. Il suo design a goccia rende sia la piega meno visibile una volta acceso, che la scocca veramente chiusa e quindi meno prona a far entrare polvere e detriti che potrebbero danneggiare il già delicato display interno. Rispetto a Samsung, poi, la scelta di utilizzare una normale selfie camera punch hole anziché una sotto allo schermo
è sì meno futuristica, ma offre una qualità foto e video superiore. Ok, adesso invece vediamo quali sono i vantaggi di Samsung Galaxy Z Fold 3. Prima di tutto, il pieghevole Oppo non ha nessuna certificazione IP contro liquidi e polvere. Seconda cosa, se si parla di produttività, il pieghevole di Samsung ha senza ombra di dubbio una marcia in più, sia per il supporto alla S Pen che anche per la modalità DeX, per poterlo utilizzare un po' come fosse un PC. Certo, Oppo ha la modalità PC Connect, ma è indubbiamente più castrata come funzionalità rispetto a Samsung DeX. Se si parla di multimedialità, poi non capisco come mai Oppo abbia deciso di utilizzare sì due speaker, ma entrambi sullo stesso lato, quindi con un effetto stereo poco simmetrico e poco presente. E in materia di display, poi, il pieghevole Samsung ha entrambi i pannelli a 120 Hz, mentre su Oppo quello esterno è a 60 Hz, che di per sé non sarebbe nemmeno un problema avere uno schermo a 60 Hz, ma averne due, una a 60 e una a 120 Hz, fa sì che quando torni a utilizzare quella a 60 Hz la differenza sia palpabile. Detto questo, credo comunque che Oppo Find N sia uno dei migliori pieghevoli in circolazione, anche se continuo ad avere dubbi. Partiamo da quelli minori. Prima di tutto, perché avere una selfie camera punch hole sul display esterno? Non sarebbe stato meglio avere uno schermo full screen se tanto puoi utilizzare la fotocamera principale per gli autoscatti? Seconda cosa, Oppo Find N esce con la ColorOS 12 ma ancora basata su Android 11. Ok, è un prodotto per la Cina e sappiamo che in Cina la versione di Android conta fino a un certo punto, però siccome l'abbiamo già visto con i pieghevoli Xiaomi, quanto poco tendono a essere aggiornati i pieghevoli, il rischio è che ciò accada anche con quello di Oppo. Vedremo, ma comunque Samsung è veramente difficile da battere allo stato attuale quando si parla di frequenza di aggiornamenti. Ma veniamo adesso al vero dubbio, un dubbio che riguarda tutti gli smartphone di questo tipo. Perché una persona oggi dovrebbe comprare uno smartphone pieghevole? Le risposte sono due: o per avere un prodotto compatto o per avere un prodotto più grosso del normale. Nel primo caso, Oppo Find N è sicuramente più compatto di Z Fold, ma non di Z Flip, essendo speso comunque 16 mm e con un peso di ben 275 grammi. Nel secondo caso, da aperto lo schermo è comunque poco più che grande 7 pollici, quindi non poi così più grande dei normali smartphone. E poi c'è sempre il problema di avere un form factor quadrato, con i video di YouTube che paradossalmente si vedono più grandi sui normali smartphone da 6,7 pollici. A questo punto quindi la domanda mi sorge spontanea: se un prodotto come Oppo Find N arrivasse in Italia, voi lo comprereste? Ditemelo qua sotto nei commenti, che sono curioso. Noi ci rivediamo ad un prossimo video.